Indagano i carabinieri di Fossano sull'incidente mortale avvenuto ieri sera lungo l'affondo Valle Tanaro fra Piozzo e Monchiero, le vittime, due giovani coniugi marocchini. Nel marzo 2014 aggredirono e derubarono la titolare del bar Malibu di Savigliano. A distanza di un anno i due rapinatori sono stati arrestati con mandato di cattura internazionale in Austria e Danimarca. Non si sono fatte attendere le reazioni alla provocazione del presidente di Confindustria Cuneo, Franco Biraghi, a proposito delle infinite lungaggini sul completamento dell'Asti Cuneo, intervista a Biraghi 4 giorni dopo le sue dichiarazioni. Un successo alla prima edizione di Mondovisioni, rassegna culturale, musicale, anteprima di Collisioni, che ha portato nella città del Belvedere oltre 15.000 persone. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura alla cronaca, è stato ritrovato morto l'alpinista genovese di 62 anni, Luciano Zanella, ricercato dalla serata di ieri quando è scattato l'allarme per il suo mancato rientro. Il soccorso alpino di Cuneo e il SACF hanno rinvenuto il corpo senza vita nella prima mattinata di oggi intorno alle 9 sotto il colle delle Fenestrelle a quota 2.300 metri. L'uomo era impegnato nella traversata del rifugio Soria al rifugio Genova in Valle Gesso, che si trova ancora nel territorio della provincia Granda. Secondo i soccorritori è probabile che l'uomo sia scivolato sulla neve cadendo sulle rocce sottostanti. Nella pagina di cronaca di oggi purtroppo altri due incidenti mortali. Nel passato fine settimana 4 in tutto le vittime solo nella giornata di domenica. Nella serata di ieri a Piozzo in particolare due coniugi sarebbero stati travolti e uccisi sul fondo Valle Tanaro, che stavano percorrendo al buio a piedi. Singolare incidente domenica sera sull'affondo Valle Tanaro. Una coppia di coniugi è stata travolta e uccisa da un'auto mentre percorreva a piedi la provinciale che da Piozzo conduce a Monchiero. L'uomo si chiamava Lashri Hisham, 38enne, e la moglie Tarfaqui Badia, di 35, una giovane coppia di origini marocchine che da qualche anno risiede a Magliano Alpi. Non si sa perché, ma avevano lasciato la loro auto sul ciglio della strada, chiusa a chiave. Poi si erano allontanati a piedi, senza mai abbandonare la provinciale, notoriamente buia e molto trafficata. Un lungo rettilineo percorso quotidianamente da centinaia di auto e mezzi pesanti, dove il limite di velocità è almeno di 70 km orari. Nella zona, dalle case che sorgono a qualche decina di metri dalla strada, poco prima dell'incidente c'è chi sostiene di aver sentito le voci di una lite. Poi un rumore violento causato dall'auto che travolgeva entrambi. A bordo solo un ragazzo, 25enne, di Farigliano. Ha tenuto il controllo dell'auto e poi si è fermato, ma solo dopo essere sceso dalla vettura ha capito cos'era successo. Quindi ha chiamato i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri di Trinità, Carrua e Fossano, i vigili del fuoco di Dogliani e le ambulanze del 118 di Dogliani e Clavesana. Vani soccorsi, la coppia è morta sul colpo. In settimana la magistratura di Cuneo potrebbe disporre l'autopsia sui corpi per chiarire le responsabilità dell'incidente. Intanto il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. Nella cronaca, come dicevamo, anche un altro incidente singolare avvenuto nel pomeriggio di ieri nel tratto che porta nel territorio albese. Questa volta un'auto è uscita fuori strada per cause che restano tuttora in via di accertamento. A bordo si trovavano 4 persone, 2 coppie, anche in questo caso di coniugi. Davanti i mariti conduceva uno dei 2 uomini, fra l'altro gemelli, dietro le donne. A perdere la vita nell'impatto sono state proprio le mogli. Come dicevamo, sulle cause dell'incidente proseguono gli accertamenti condotti dalla magistratura e dai carabinieri intervenuti sul posto per verificare e accertare la dinamica. Ora ci spostiamo invece a Savigliano per parlare delle operazioni condotte contro la criminalità nel corso delle ultime settimane da parte dei carabinieri della compagnia locale. Uno catturato in Austria un mese fa, l'altro la settimana scorsa a Copenaghen, capitale della Danimarca.
C'è voluto il mandato d'arresto internazionale per scovare i due rapinatori del bar Malibu di Savigliano. Accadde il 15 marzo 2014, più di un anno fa. I due marocchini, Bensadat Hassan, 24 anni, e Zahar Marouane, 21, aggredirono una delle socie intenta ad aprire, come ogni mattina, il locale in Viale Marconi. La notizia del doppio arresto è stata diramata in conferenza stampa dal comandante dei carabinieri di Savigliano, Tommaso Gioffreda. Sì, il 15 marzo, intorno alle 6:20 della mattina, era stata perpetrata una rapina ai danni della proprietaria del bar Malibu in Savigliano, ubicato nei pressi della stazione ferroviaria. E la donna era stata picchiata dai due rapinatori e colpita più volte al volto con dei pugni ed era stata soccorsa da un giovane marocchino dipendente dell'Alstom. Quella mattina stessa i militari del nucleo operativo della compagnia hanno svolto delle accurate indagini, dei riscontri in base alle dichiarazioni della vittima e si è giunti all'identificazione dell'autore di uno dei due autori della rapina, tale Bensadat Hassan, un giovane noto a Savigliano senza fissa dimora con precedenti specifici per rapina. Le successive indagini tecniche condotte sempre dai militari del nucleo operativo hanno portato all'identificazione del secondo autore della rapina. I due, nelle 24 ore successive alla rapina, hanno attraversato il confine con la Francia e poi sono ritornati in Marocco. Ovviamente il GIP del Tribunale di Cuneo, il dottor Cavallo, ha nei mesi successivi, in base a tutte le evidenze investigative emerse, ha emesso una misura cautelare in carcere nei confronti dei due. I due ovviamente sono diventati latitanti e successivamente è stato inserito il mandato di cattura in ambito Schengen per la cattura dei due. Nei mesi scorsi i due sono stati catturati, uno a Innsbruck e uno a Copenaghen. Entrambi sono stati estradati in Italia e sono a disposizione della GI di Cuneo. Il secondo autore della rapina si chiama Zahar Marouane, anche lui marocchino, residente a Racconigi. Nel corso della rapina fu rubata una borsa contenente 500 euro e alcuni documenti di proprietà della vittima. Sempre per quanto riguarda le operazioni di contrasto alla criminalità, verranno illustrate nella mattinata di domani i risultati e il bilancio di quelle condotte dai carabinieri della compagnia di Mondovì, che hanno portato ad individuare un gruppo di persone, tutte di origine straniera, particolarmente attivo nella provincia in materia di furti e rapine condotte in abitazioni. Sono state eseguite alcune misure di restrizione cautelare, dunque gli arresti. Nella mattinata di domani saranno illustrati i dettagli e il bilancio anche con la partecipazione della magistratura di Cuneo, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Mondovì. Cambiamo argomento, ma torniamo a parlare della situazione dell'Asti Cuneo, che ha suscitato numerose reazioni in seguito alle dichiarazioni avanzate dal presidente di Confindustria Cuneo, che avrebbe proposto di smettere di pagare il pedaggio se non si concludono i lavori. Vediamo le reazioni e soprattutto qual è oggi la posizione del presidente. Non si sono fatte attendere le reazioni alla provocazione del presidente di Confindustria Cuneo, Franco Biraghi, a proposito delle infinite lungaggini sul completamento dell'autostrada Asti Cuneo. Revoca della concessione al gruppo Gavio e niente pedaggio sul tratto dell'A33 sinora realizzato, le proposte di Biraghi. Al nostro microfono il presidente, 4 giorni dopo le sue dichiarazioni. Ma potrebbe passare da una provocazione a una certezza di non pagare il pedaggio se ci sarà un movimento di gente, di persone che appoggeranno questo. Io ho visto che già molti mi hanno telefonato, ci sono stati dei sindaci, c'è stati dei parlamentari, esponenti del governo che si sono schierati sulla mia posizione. È soddisfatto della presa di posizione di Olivero? Moltissimo. È stato il politico che si è espresso nella maniera più chiara, andando verso le esigenze della nostra popolazione. Vorrei aggiungere ancora una cosa. Noi questa autostrada, mancano, per essere completata, mancano ancora una quarantina di chilometri, però quelli indispensabili subito sono i 6-7 chilometri che vanno da Cherasco alla tangenziale di Alba. Questo si può fare in pochissimo tempo e finché non verrà fatto questo, Confindustria continuerà a battere i piedi
perché solo col completamento di questo tratto finiranno le morti sulla strada. Il prossimo passaggio, Presidente? Ma vediamo come va a finire adesso. Io spero che il governo prenda finalmente una decisione o quantomeno ci dica cosa vuole fare, perché fino adesso siamo sempre stati presi in giro. Ci hanno sempre detto l'autostrada si fa, parte tra 2 mesi, parte tra 3 mesi, ma non è mai partito questo lotto, che è quello fondamentale, perché è quello che non ha alternative. C'è una strada impossibile dove, ripeto, continua a morire la gente. E sempre per la cronaca, i carabinieri della compagnia di Branno hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane braidese di 23 anni, già pregiudicato per reati simili. I militari del radiomobile lo avevano notato a bordo della sua auto mentre cercava di allontanarsi, proprio perché aveva visto un posto di blocco dei carabinieri. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato, era in compagnia di un'amica e non ha fornito spiegazioni plausibili sul perché si sarebbe allontanato dai militari, che hanno proceduto a una perquisizione anche della borsa della ragazza che viaggiava con il 23enne braidese. Qui hanno rinvenuto una modica quantità di sostanze stupefacenti e si trattava prevalentemente di marijuana. Oltre alla droga, i carabinieri hanno poi sequestrato un bilancino elettronico di precisione, 500 euro in contanti, che hanno ritenuto provente del reato di spaccio. Cambiamo argomento, si aggiorna la posizione del progetto di invaso per risolvere i problemi di siccità del comparto agricolo a Serra degli Ulivi nel territorio di Pianfei e Villanova. I canali di finanziamento si possono trovare. Sono incoraggianti le parole utilizzate dal Vice Ministro delle Politiche Agricole Andrea Olivero a proposito della realizzazione dell'invaso di Serra degli Ulivi. Ma le dichiarazioni dovranno seguire ovviamente i fatti. L'opera infatti è bloccata, come spesso accade in questi casi, per motivi economici che nello specifico non sono di poco conto. Mancano ad oggi 148 milioni di euro necessari per realizzare i lavori, dopo che la Fondazione CRC ha dato la propria disponibilità a finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva con un altro milione di euro. Il territorio, fin superfluo sottolinearlo, è compatto sul sì all'invaso, come ribadito in molteplici circostanze nel corso degli anni. Toccherà ad Olivero portare avanti l'iter e soprattutto reperire i fondi necessari. Lo ha assicurato lui stesso nel corso di un recente incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Villanova Mondovì, oltre che il segretario e il presidente del consorzio secondo grado Pesio. Il progetto preliminare dell'invaso di Serra degli Ulivi è stato realizzato grazie al milione di euro reso disponibile dalla Regione dopo la firma nel 2008 del protocollo d'intesa con la provincia di Cuneo, i comuni di Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio, le allora comunità montane Bisalta e Valli Monregalesi e tutti i consorzi irrigui della zona. Si tratterebbe di un bacino di oltre 1 milione di metri cubi d'acqua vicino all'attuale lago di Pianfei, nel territorio di Villanova Mondovì. Giro di vite avrà per coloro che non puliscono fossi e strade private che confinano con quelle comunali, vicinali o di pubblico passaggio. Questo è quanto sarebbe stato stabilito in un'ordinanza emessa dalla stessa amministrazione comunale, che prevede anche una multa fino a 500 euro per tutti i proprietari di immobili o terreni che si trovano a ridosso delle strade che non provvedono alla manutenzione, determinando l'accumulo di materiale sulle strade, specie in caso di forti temporali, impedendo alle acque di defluire e determinando gli allagamenti delle stesse carreggiate. Il testo dell'ordinanza, per chi volesse verificare appunto i dettagli, è stato pubblicato come sempre sull'albo pretorio dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.comune.bra.cn.it, oppure ci si può rivolgere al comune per maggiori informazioni al numero 01 72 43 82 46. E di pulizia dei terreni si parla anche a Saluzzo, una interrogazione che è stata presentata in consiglio comunale relativa ad un terreno talmente tanto abbandonato da essere diventato patria libera di bisce e topi.
Escrementi di roditori, bisce, serpi e topi che scorrazzano nel terreno incolto tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Gagliardone, nel quartiere Maria Ausiliatrice di Saluzzo. Un'area edificabile, privata, un cantiere a cielo aperto mai portato a termine, invaso da erba alta, piante e arbusti. Un problema igienico-sanitario che è finito sui banchi del Consiglio Comunale. A presentare l'interrogazione su ripetute segnalazioni dei cittadini, i consiglieri di minoranza Carlo Savio, Stefano Quaglia, Danilo Rinaudo, Daniela Contin e Domenico Andreis chiedono a sindaco e giunta un chiarimento e soprattutto un intervento coattivo per il ripristino dello stato dei luoghi a garanzia della salute e dell'incolumità pubblica, per permettere ai residenti di poter continuare a vivere in quella zona sentendosi garantiti dal punto di vista igienico e sanitario. La minoranza esagera, risponde il sindaco Mauro Calderoni. Quell'area è privata e noi possiamo soltanto sollecitare il proprietario a pulire, come del resto succede tutti gli anni nel mese di giugno da ormai 11 anni. Non c'è alcun problema igienico-sanitario, una ditta sta già ripulendo il terreno e prima del Consiglio Comunale sarà tutto in ordine. Un piano operativo sull'immigrazione da presentare in corrispondenza con quello nazionale in fase di approvazione. Lo sta mettendo a punto la Regione Piemonte, che proprio nella giornata di oggi in commissione ha aggiornato i dati sulla presenza dei migrati sul territorio piemontese. Attualmente sono 3.584 quelli presenti, 274 in più rispetto al 20 aprile scorso. I dati ci dicono che non possiamo parlare di alcuna invasione, ha sottolineato l'assessore all'immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti. Ed ora apriamo una pagina dedicata al mondo del volontariato nel prossimo servizio a cura del CSV. Solidarietà, generosità, amicizia, condivisione, dono gratuito di sé sono i valori emersi nel corso dell'annuale giornata del donatore di sangue svoltasi a Borgo San Dalmazzo il 14 giugno. I volontari delle associazioni del sangue di tutta la Granda hanno sfilato in corteo per trasmettere un messaggio importante. Donare significa diffondere i valori di solidarietà e di partecipazione sociale e civile. La manifestazione ha un senso perché vogliamo marciare per le vie della città, ma comunque tutte le associazioni insieme con i nostri labbri, i nostri stendardi mescolati, proprio per dare il senso della donazione di sangue, l'altruismo, il volontarismo, ma anche l'anonimato anche nell'associazione. Quest'anno la giornata del donatore organizzata dal CSV si è svolta in concomitanza con la giornata mondiale. Anche Cuneo, in linea con il messaggio internazionale Thanks for Saving My Life, ha voluto affiancare alla promozione un sentito grazie a quanti con il loro gesto d'amore consentono di salvare vite umane. Quello che anima lo spirito di questa giornata, cioè di quello di fare sapere a quelli che non sono ancora donatori di sangue di avvicinarsi alla donazione. Quindi non è una celebrazione dei volontari, non è una celebrazione delle associazioni, ma è un inno alla solidarietà e al dono, specialmente rivolto a quelli che non sono ancora donatori di sangue. Con una produzione nel 2014 pari a 85.000 tonnellate, ovvero l'11% del totale globale, l'Italia si colloca al secondo posto nella classifica della produzione corillicola mondiale. Al primo posto c'è la Turchia, che controlla il 68% dell'offerta e che conta di aumentare ulteriormente la propria produzione. Sono solo alcuni dei dati emersi nel convegno Nocciolo, economia di un territorio, che si è svolto nella giornata di oggi di fronte ad oltre 650 imprenditori agricoli e operatori del settore. Pala Expo di Cherasco a organizzare anche questa seconda edizione del convegno. Sempre più punto di riferimento nazionale del comparto è stata Confagricoltura Cuneo. Cambiamo argomento, parliamo di eventi, sono molti quelli organizzati per la prossima estate su tutto il territorio. Anzitutto partiamo dalle anteprime di quelle che saranno gli appuntamenti a Borgo San Dalmazzo. Il calendario degli eventi estivi di Borgo San Dalmazzo è stato illustrato nella serata di venerdì al Museo dell'Abbazia. Un programma variegato per allietare l'estate dei borgarini e possibilmente attrarre persone da fuori. Al nostro microfono il presidente dell'ente Fiera Fredda Fabrizio Massa e l'assessore alle manifestazioni Mauro Bernardi.
Innanzitutto, come tutti gli anni, faremo i venerdì sera di luglio. Quest'anno sono 5, nel centro si faranno i primi 4, cioè il 3, il 10, il 17 e il 24, perché poi l'ultimo, il 31, sarà già il festeggiamento di Beguda. E come gli anni precedenti diamo un colore alle serate, quindi preghiamo tutti quelli che vengono nelle nostre serate di venire vestiti con i colori delle serate. La prima sarà bianca, la seconda gialla, la terza nera perché è un venerdì 17, quindi abbiamo fatta nera, e la quarta con la rossa. Quali saranno gli spettacoli e le iniziative previste? Allora, nella prima serata ci sarà come cosa principale Arte e Scatti in Città, dove Monica Seppe con la giuria giudicherà le opere di pittori e dei fotografi. Poi, durante la seconda serata, invece, riproporremo il talent, che è giunto già alla terza edizione, dove chiunque sa raccontare barzellette, cantare, suonare, fare qualcosa di sportivo, si può esibire sul palco e vincere anche lì dei premi in soldi. E nella terza serata ritorna, dopo 3 anni di assenza, Sposi sotto le stelle, che sarà fatto dalla boutique della sposa di Benevagenna. E nella quarta serata eleggeremo la quinta Miss Borgo. Spazio anche a iniziative di carattere sportivo e gastronomico. Sì, tutte le serate avranno una cena per ogni strada, una sera avrà una cena, mentre poi ci saranno possibilità di far esibire, che ne so, il pedone a calcio, il calcetto e anche giocare, e ci sarà la possibilità di ballare tutte le sere dall'Occitano al Liscio, ci sarà anche Sonia dei Castelli il terzo venerdì. Fortunatamente abbiamo una squadra molto collaudata, tanto spirito di gruppo, tanti volontari che assistono sempre alla città di Borgo San Dalmazzo e hanno voglia, nonostante il momento difficile, i tagli sempre ingenti e quindi le risorse che vengono meno, hanno sempre voglia di continuare a organizzare attività e manifestazioni nella nostra città proprio per promuovere quello che è il nostro territorio. Anche quest'anno cerchiamo di riproporre, come tutti gli altri anni, 4 venerdì di luglio, quindi 4 venerdì di luglio all'interno del centro storico, un intero centro storico completamente chiuso al traffico, con tantissima attività, tantissima musica in tutte le piazze. Speriamo di poter far sì che Borgo abbia di nuovo un'ottima vetrina, soprattutto in questo periodo estivo, quindi nel quale speriamo che ci sia anche una buona affluenza di turisti, quindi cerchiamo di puntare con le nostre forze su queste piccole cose proprio per continuare a promuovere il nostro territorio. Siamo supportati da un'ottima squadra di volontari, di associazioni che non fanno mai venire meno, mancare meno il loro contributo. Organizzano allorché tantissime altre attività, manifestazioni, feste che si snodano un po' in tutto il periodo estivo, quindi la nostra città, diciamo che per 3 mesi sarà immersa in un clima di manifestazioni ed eventi che ci vedrà, speriamo, nuovamente protagonisti. Queste manifestazioni e iniziative aiutano il commercio borgarino? Noi ci auguriamo che possano aiutarlo, sicuramente promuovono la città e sono vetrina della nostra città. Non è sintomatico che una manifestazione faccia aumentare gli incassi, indubbiamente è un'attività commerciale, però comunque fa conoscere Borgo San Dalmazzo, porta gente a Borgo San Dalmazzo, questo è tutto quello che noi possiamo fare in questo momento quando parliamo di manifestazione e attività, e in questo crediamo e continuiamo a farlo. Ancora una notizia di cronaca: è stato giudicato colpevole del reato di resistenza pubblico ufficiale e anche tentato furto un uomo che nei giorni scorsi aveva cercato di aggredire una guardia giurata in un centro commerciale di Alba. È stato richiesto l'intervento da parte della guardia giurata direttamente ai carabinieri. L'uomo, che era armato anche di coltello, si sarebbe scagliato anche contro i militari, era il risultato ubriaco, e ora proseguono gli accertamenti anche per verificare se fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Comunque è stato accusato di oltraggio pubblico ufficiale, resistenza pubblico ufficiale, porto o ingiustificato di oggetti atti ad offendere, minacce e ubriachezza. Il giudice del tribunale di Asti ne ha convalidato l'arresto e, accogliendo l'istanza di patteggiamento, lo ha condannato a 5 mesi di carcere con la condizionale. Parliamo ora invece ancora di appuntamenti che però si sono già conclusi. La prima edizione in particolare di Mondo Visioni si è svolta nel passato fine settimana e si è confermata un successo.
È stato Marco Travaglio a inaugurare gli incontri della prima edizione di Mondo Visioni, un'ora di divertimento con il direttore del Fatto Quotidiano che ha raccontato diversi passaggi del suo ultimo libro, Slurp. Dopo la premessa, non c'è più nulla di mio, è tutto scritto dai miei colleghi leccapiedi, avrebbe dichiarato al pubblico di Mondo V. Poi un lungo calendario di incontri, da Pupi Avati a Corrado Augias. Un successo il bilancio della prima edizione di Mondo Visioni, rassegna di musica, letteratura, giornalismo, dialogo che ha interessato la città di Mondo V nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno e ha battuto le condizioni meteo avverse grazie ad un pubblico coraggioso e caloroso che ha dato vita a incontri e concerti partecipati e riusciti per un totale di 15.000 biglietti venduti ed un pubblico conquistato dagli ospiti che non hanno mancato di regalare delle belle e commoventi interpretazioni. Siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento sportivo questa sera alle 21 con la partita di pallapugno massimo campionato fra Subalcuneo e Monferrina. Grazie per averci seguito, l'augurio è di trascorrere una buona serata, arrivederci.